Come inserire foto? Prima di tutto le foto chiaramente sono conservate in una cartella del proprio PC e attraverso aggiungi file, perché ammette JPG, GIF, PNG, un sacco di sistemi, ma parliamo di foto che alla fine è la cosa che ci interessa realmente. Basta cliccare su aggiungi file, ci porterà in una cartella. Ipotizziamo che prendo una qualsiasi foto, bordi e buchi. Noi non vediamo la foto, vediamo solo il nome della foto. A questo punto ci si posiziona dove vogliamo la foto, quindi mettiamo la barra del cursore nella posizione e non facciamo altro che fare inserisci. Noi non vediamo ancora la foto, vediamo solo il nome e ci dice che è stata attaccata praticamente. Possiamo aggiungerne svariate e facciamo sempre inserisci. Praticamente i due gesti sono: ho messo una foto, vado oltre con l'invio, magari due per dare un certo stacco, aggiungi con inserisci l'altra foto, poi ne voglio ancora un'altra perché sto oggi ne voglio tante, faccio ancora aggiungi file sempre nella cartella dove le devo prendere e faccio sempre inserisci. Ecco qua, abbiamo riempito una pagina di foto. A questo punto, come in tutti i topic, argomenti o come volete, parti scritte, si va a cercare l'invia. Dovrebbe essere pubblicato, dovrebbe, perché ogni tanto il sistema ci mette un po', oppure magari non lo fa per tanti motivi, soprattutto se la foto è molto grande. In quel caso compare una scritta che ti dice che le foto sono... Infatti, questo volevo farvi vedere, mi dice che le foto sono... non vanno bene, sono troppo grandi, quindi le foto vanno rimpiccolite. Se non va bene, non succede niente, basta cancellare. E sono scomparse. E cambiamo tipo di foto, magari un po' più piccola. Ho cambiato foto, ne ho presa una più piccola, una 800x600. Inserisco, faccio invia, sto facendo un test. E vediamo se la foto è stata inserita. Sì, le foto vengono, anche quando sono ridotte, possiamo farlo con uno dei tanti programmi gratis o come siete abituati a fare abitualmente. E nel sito la foto è molto particolareggiata, è molto grande, ben visibile, quindi non serve nemmeno avere delle abnormi forme di foto. Faccio modifica a questo stesso argomento perché voglio inserire una foto molto più grande sotto a questa, per capire come incida la grandezza della foto. Questa era 800x600, faccio sempre aggiungi file, vado nella cartella. Questa foto, me lo dice la proprietà della foto, ma lo so da sola che non l'ho rimpiccolita, è un 3000x2000. E faccio inserisci. Se non faccio inserisci, la foto mi va in allegato sotto, piccola, mentre con inserisci, eccola qua, e faccio invia. Vediamo che succede con una foto molto molto grande. Prima di tutto ci mette tantissimo tempo, non solo a me ma in generale a tutti, quindi va presa con molta attenzione. Ed ecco di nuovo la scritta: file in eccesso, non lo sopporta il sistema. Quindi purtroppo, e questo è un limite di molti forum in generale, ma anche in tutti i posti, compresi social come Facebook, meglio scaricare programmi come il Fan o quant'altro,
che ci aiutino a rendere le foto che ci servono per inserire più piccole, se lavoriamo su macchine fotografiche che hanno un formato molto grande. Con un formato più piccolo, intorno ai 1000 di formato, non credo che ci siano problemi. Quindi questo per far notare che la non va bene, quindi abbiamo, non me lo fa inserire, la tolgo e siamo rimasti sempre con la prima foto e faccio invia. Siamo padroni di quello che scriviamo in un forum, quindi possiamo cancellare, inviare, modificare, non succede niente, non succede niente, se non la pazienza, se siamo interessati, di stare un pochino attenti a quello che avviene in un forum. Per questo sto facendo anche le foto. Se non riesco a uscire, beh, c'è sempre un posto magico per uscire quando ci siamo persi dentro a un argomento. Ritornare, e qui volevo farvi partecipi, la barra sopra ci dice forum principale. Per il momento non ci sono sotto forum. Creazioni OR è il forum principale. Siamo dentro a test inserimento foto. Basta cliccare qui su Creazioni OR e magicamente ci ha riportato all'uscita. Quello è il tasto di uscita, Creazioni OR, dovunque siate. Il test di inserimento foto ci dice che ha un allegato. Ed ecco qua che la foto è rimasta piccola in allegato. Non mi piace, se dovesse succedere che vi rimane in allegato perché è troppo piccola, perché non si nota. E basta rifare, se vi siete dimenticati, modifica, inserisci, invia. Ecco qua che la foto c'è, l'altra era troppo grande, non l'ha accettata. Se voglio tornare indietro, sempre Creazioni OR, è la parolina magica, lo sarà senz'altro in questo forum. Ogni volta che non capite dove siete o cosa dovete fare o cosa volete fare, ritornate nella pagina principale dove partecipate cliccando su un'altra cosa che vi interessi. Per esempio, qui sono prove di video che fra un attimo vedremo insieme come inserire video, che ovviamente troviamo nel web, che possono essere inerenti a una discussione, personali, quello che volete. Chiaramente se scrivo io userò il mio, se voi vorrete aggiungerlo a quello che io ho scritto basta sempre usare la risposta veloce e aver chiaramente anche preso dal dove volete il link del video, tutto intero, il link, quello che si trova sopra i video da YouTube. Fate con il mouse copia, va riappoggiato, bilanciato, centrale, e ritornare, incollare, quindi basta fare solo incolla. Rifacciamolo, si può cancellare se abbiamo sbagliato con il cancio normale. Il mio inglese non è molto ferrato, non vi preoccupate, lo sono nella maglia a macchina. Faccio incolla, compare tutto, faccio invia, chiaramente non comparirà, sempre dopo che il sistema l'ha fatto, la schermata vi dice che è pronto, ed ecco qua, il video è comparso. Basta poi cliccare come sempre sui video e il video va, chiaramente compare nella risposta. Se invece usassimo il CITA a un qualunque argomento, tasto CITA per metterlo proprio nell'argomento di cui si sta parlando, in questo caso ci si posiziona più giù con l'invio, si fa incolla,
comparso il video, fai invia e lo posizionate come risposta a qualunque altro argomento che magari qualcuno ha chiesto, ma non trovo come si fa. Voi sapete dove trovarlo, non fate altro che prendere, ripeto, dal video, rifaccio il passaggio da uno qualsiasi, la parte link, cioè tutto l'intestazione del video, questo, fare copia e poi chiaramente ritornare nella pagina che ci interessa, fare modifica. Ho tolto tutto, pettine, quant'altro. Se abbiamo questo pettine aggiuntivo, siamo su modifica, vari appoggiato, bilanciato e ci siamo. Quindi un video, una volta preso il link, lo posizioniamo con con il rispondi, con il cita, e chiaramente è visibile immediatamente a tutti.